Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi girerò per voi il wrap up di aprile e in qualche modo anche di marzo, perché se mi seguite sapete a marzo non è uscito il wrap up. Perché a marzo non è uscito il wrap up? Perché a metà marzo è morto il mio cane e per me è diventato davvero molto molto difficile leggere da quel momento in poi. Aprire un libro, mettermi sul letto e godermelo era un'attività che io condividevo moltissimo con il mio cane. Lui si sedeva di fianco a me, io gli facevo le carezzine, oppure lui si buttava completamente sul libro che stavo leggendo, impedendomi di continuare la lettura, ma in ogni caso per me non era un'attività solitaria quella di leggere, era un'attività che io svolgevo in compagnia e con la compagnia migliore del mondo. Dunque, nel momento in cui è venuto a mancare, io ho avuto gravi problemi nel capire come affrontare la lettura di un libro da sola, perché riportava alla mente troppi ricordi troppo dolorosi. Piano piano sto ricominciando ad approcciarmi a dei volumi, specialmente ai graphic novel che mi aiutano tantissimo nel momento in cui ho un blocco del lettore. Ve ne ho sempre parlato, ho un intero video dedicato al blocco del lettore. Se mi ricordo ve lo linko nelle schede e nell'info box, se lo ritrovo più che altro perché è un po' vecchiotto. Sento che mi sto perdendo in questa introduzione, quindi direi di cominciare con i libri che ho letto negli ultimi 2 mesi. Parto con quello che ho in lettura al momento e ve lo volevo mostrare all'interno di questo video perché non credo sarà un volume che vedrete nel wrap up di maggio. Nel senso, è un volume che io sto leggendo a spizzichi e bocconi, alternandolo ad altri volumi, ed è lui. E questo qui è I miti greci, a cura di Giuseppe Zanetto, edito da Burr Rizzoli nella collana Grandi Classici, al prezzo di 14 euro. È molto esplicativo, una raccolta di miti greci che io sto leggendo perché sto continuando a seguire il corso di scrittura creativa che ha Margaret Atwood su Masterclass, e all'interno di questo corso di scrittura Margaret Atwood consiglia la lettura di alcuni volumi, tra cui anche I miti greci, per affinare le proprie skills da scrittore, per ampliare il proprio bagaglio culturale. Ce l'ho in lettura, quindi sono a pagina 60, ma mi sono resa conto che non è abbastanza in questo momento della mia vita per tenermi incollata alle pagine. Al momento ho bisogno di qualcosa che sia trama e trama forte, qualcosa che mi spinga fortemente verso la lettura, perché altrimenti appunto tutte le emozioni che ho all'interno vengono fuori e comincio a fare altro, mi guardo una serie TV, esco a fare una passeggiata, eccetera, eccetera. Ve lo mostro qui, ho letto 60 pagine e mi stavano piacendo, io trovo i miti greci molto interessanti e alla fine appunto ho deciso che lo alternerò ad altre letture per poter continuare a godermelo. Cosa che ho deciso che cambierà nei miei wrap up, non voglio fare più romanzi e graphic novel separati, ma comincerò a mescolare un po' le cose perché mi va così. Continuiamo dunque con l'ultimo volume del quale ho completato la lettura, che non è un graphic novel, non è un testo, io lo definirei un diario di viaggio illustrato, se mi passate questo termine, ed è lui. Mi emoziono solo a tenerlo in mano. Non ne parliamo. E lui e due figli e altri animali feroci, scritto e disegnato da Leo Ortolani, edito da Bow Publishing al prezzo di 18 euro. Nel 2010 Leo Ortolani e la moglie Caterina si recano in Colombia per adottare le loro due bambine. Leo Ortolani decide di tenere aggiornati amici e parenti su questo viaggio incredibile attraverso una serie di mail che sono completamente riportate all'interno del volume, come potete vedere, però all'interno di questa edizione le email sono corredate da delle bellissime tavole di fumetto e soprattutto dall'immenso senso dell'umorismo dell'autore. Ortolani, lo sapete, è probabilmente il mio autore di graphic novel preferito. Io lo adoro perché riesce sempre a farmi ridere in maniera incredibile, cioè veramente mi fa ridere come una cretina ogni volta che mi approccio a un suo nuovo volume. E in questo periodo della mia vita avevo particolarmente bisogno di ridere. E poi è il motivo per cui ero così felice che questo suo nuovo volume arrivasse nelle librerie esattamente in questo momento. Da quando sono fan di Leo Ortolani, devo dire che l'ho visto approcciarsi a tante argomentazioni diverse. Questa sicuramente è quella che gli è più vicina perché sta parlando delle sue figlie e parla della sua avventura nel diventare genitore di due bambine che non sono grandi, ma non sono nemmeno due neonate, hanno 4 e 2 anni e le bambine nel momento in cui vengono adottate dagli Ortolani, e mi ha fatto ridere, come sempre, però a questo giro mi ha emozionata davvero, cioè mi ha commossa e mi ha fatta piangere. È stata un'emozione enorme leggere soprattutto le mail. Cioè, per essere di fronte alle Ortolani del 2010, quello che ancora non hai idea di cosa succederà, e Leo Ortolani terrorizzato. Mi sono sentita per la prima volta davvero vicina all'autore, è stata un'esperienza di lettura intima. All'interno del volume, tra l'altro, lui
parla di quello che è stato il suo approccio all'adozione e di cosa è successo nel momento in cui lui e la moglie per la prima volta hanno deciso di adottare, a quali enti si sono rivolti, qual è stato il processo burocratico che hanno dovuto affrontare e quanto è stato assolutamente stressante. Decidere di adottare un bambino, secondo me, è quanto di più bello e straordinario si possa fare con le proprie vite da adulto, perché si sta regalando una vita migliore ad un essere che già è in vita e che già una vita bella non ha. L'ho trovato molto informativo, quindi se vi volete approcciare all'adozione o se conoscete qualcuno che si vuole addentrare in questo mondo difficilissimo in cui tanti escono delusi, intendiamoci, lui è il volume giusto da regalare. Se siete già fan di Ortolani, cioè assolutamente non può non far parte delle vostre librerie. Ma in linea generale, se volete conoscere un nuovo aspetto dell'autore, se volete farvi incantare da qualcosa di completamente diverso, non potete lasciarmelo sfuggire, perché questo è proprio Amore di genitore ed è stato un volume che mi ha fatto tornare un po' di fiducia nell'umanità. Continuiamo con un graphic novel vero e proprio che mi ha sconvolta, perché non mi aspettavo che mi potesse piacere così tanto, invece ci ripenso ancora continuamente. E questo qui è Barcazza, scritto e disegnato da Francesco Cattani, edito da Canicola al prezzo di 16 euro. La storia di una famiglia che si trova in vacanza al mare su un'isoletta e ha affittato una casa. Non vi dirò nient'altro della trama, quello che vi posso dire è che sicuramente la particolarità del fumetto siete voi e il lettore, la particolarità del fumetto, perché il lettore, so che sto per fare un discorso molto strano, bear with me, seguitemi, il lettore coincide perfettamente con il punto di vista. Voi siete il punto di vista. Ed è un punto di vista molto voyeuristico e molto invadente. Vedo, non tutte le tavole sono fatte per essere mostrate in video, quindi no, questa ci sta. È un punto di vista molto invadente nella vita di queste persone e anche in qualche modo disturbante, spesso e volentieri. Cioè tu come lettore, in molte tavole, sai che non dovresti essere lì, però ci sei. E ti dà il gusto del proibito questo fumetto, che poi, per carità, non accade niente di super trascendentale, cioè niente che non accada normalmente nella vita degli esseri umani, sono delle vite comuni, però al tempo stesso l'idea di sapere che tu non dovresti essere lì in quel momento, in quella stanza che i personaggi dovrebbero essere da soli, è incredibile, cioè è una lettura che mi ha fatto venire i brividi. In più, nonostante sia un fumetto che non ha tanto testo, non ci sono particolarissimi dialoghi, non ci sono particolarissimi avvenimenti e la tavola non è mai super piena, è un fumetto pieno, è denso, cioè non è un qualcosa che scivola via nella lettura, è come se in qualche modo fosse melmoso, cioè ti si appiccica addosso e tu lo senti come piena, la senti come un'esperienza di lettura che ti ha dato tanto e ti ha dato troppo. Queste, secondo me, sono i suoi due punti di forza, quindi questo punto di vista così disturbante che sei tu nella pagina e hai paura che ti vedano, secondo me, cioè hai paura che i personaggi ti possano percepire. Non lo so, secondo me c'è della magia in questo volume. Continuiamo con una roba che mi è piaciuta da morire e devo dire che tutto quello che ho letto, tutto quello che vi presenterò all'interno di questo video mi è piaciuto da morire, non ci saranno recensioni negative, mi ritengo molto fortunata perché almeno in questo periodo terrificante quello che ho letto è stato bello, però questo è stato top. Una raccolta di racconti. Questo qui è The Caster Heart, scritto da Dorothy Parker, edito da Penguin, ha un volume in inglese nella collana Penguin Modern, questo è il numero 04, costano 1 euro, 2 euro questi volumini qui. Ve lo linko comunque ad Amazon nell'info box, così come troverete linkati tutti i libri dei quali parleremo oggi e io sono un'affiliata. Vedo se riesco a trovarvi anche questi racconti tradotti in italiano e vi linko anche le versioni italiane, però se devo essere onesta è un libricino veramente breve. Se vi volete allenare con l'inglese, anche se non avete una grandissima conoscenza della lingua, vale comunque la pena decidere di prendere la lingua inglese rispetto all'italiano e impegnarsi un po' di più per capirlo. All'interno del volume si trovano tre racconti, The Caster Heart, che dà il nome alla raccolta, è il primo, però sicuramente la colonna portante dei tre è Big Blonde. Tutti i racconti hanno come protagoniste donne che sono arrivate al limite della loro vita, sia psicologico che fisico, sono delle donne che si sentono alienate
rispetto alla realtà, e il tutto è condito da questa atmosfera da jazz club, jazz sera. Quindi è sicuramente un'ambientazione molto evocativa, con dei personaggi estremamente evocativi. Il mio preferito tra i racconti è stato Big Blonde. Io ero completamente immedesimata nella protagonista e sentivo il suo bisogno di morire, sentivo la sua voglia di morire e avrei voluto entrare tra le pagine del racconto per tirarla fuori da questo stato di torpore. Sono delle protagoniste che sono in uno stato di torpore. Ho trovato una penna fortissima. Dorothy Parker, mamma mia, questo era il mio primo approccio all'autrice e ho comprato questo volume appositamente perché volevo leggere per la prima volta qualcosa scritto da Dorothy Parker e sono felicissima perché adesso so di aver solo scoperto, cioè ho cominciato a grattare la superficie di un'autrice che so che mi farà compagnia per molto tempo e che mi è piaciuta immensamente. Non vedo l'ora di comprare altri suoi volumi e non vedo l'ora di rimmergermi nelle atmosfere che è in grado di creare, perché ora so che Dorothy Parker traccia sulla pagina un ritratto di donna che è il tipo di personaggio al quale ho bisogno di approcciarmi adesso, che cerco adesso, che voglio adesso. Mamma mia, cioè ultimamente comunque ho scoperto delle autrici che sono state veramente in grado di scuotere le mie fondamenta. Cioè, tra Dorothy Parker e Shirley Jackson e Margaret Atwood, io, cioè, veramente non so più dove guardare, cosa amare di più. Però wow, è una lettura breve, veloce, quindi non avete scuse, ve lo dovete procurare per forza, lo dovete leggere anche se siete sotto esame, qualunque cosa stia accadendo, avete tempo per questo. E quindi vi aspetto tutti quanti con le vostre impressioni di The Caster Heart. Mamma mia, mamma mia. Una rilettura, cosa strana perché io non tendo a rileggere cose che ho già letto, ma mi è arrivata la nuova edizione di un romanzo che avevo amato quando avevo 18 anni e ho detto: sai che c'è? Io me lo rileggo da capo. Questa è una meraviglia, però, questa è veramente una meraviglia. Ed è Il Giardino Segreto, scritto da Frances Oxon Barnett, edito in questo caso dall'Ippocampo Edizioni al prezzo di 29,90 €. Il prezzo di copertina è così alto perché è stato riccamente illustrato con elementi interattivi da Mina Lima. Mina Lima è lo studio grafico che ha curato moltissimi dei props di Harry Potter, quindi per esempio la Gazzetta del Profeta, insomma tutte queste cose grafiche, eccetera, nel mondo di Harry Potter dei film lo ha creato Mina Lima. Io vi faccio vedere qualche pagina del volume, non credo di dovermi addentrare troppo nella trama del Giardino Segreto, spero che tanti di voi l'abbiano letto. Io appunto mi ci sono approcciata quando avevo 18 anni ed è uno dei miei classici per ragazzi preferiti, perché trovo che sia perfettamente godibile anche da chi è già adulto. Neanche se avete la mia età o comunque siete molto più grandi di me, secondo me il Giardino Segreto ve lo potete stragodere. Ecco, vi faccio vedere qualcuno degli elementi. Qui per esempio c'è tutta la mappa, è un po' difficile che questa si apre tutta. Magari vi cerco una cosa più facile da farvi vedere. Questa è la versione integrale del romanzo. Noi abbiamo la nostra protagonista Mary, che dopo essere rimasta orfana, lei è nata e cresciuta in India ma da genitori inglesi, viene affidata alle cure di uno zio che però non c'è mai. In questo maniero, dove lei è costantemente sola, escludendo una cameriera e uno strano pianto che le fa spesso compagnia, scopre che c'è un giardino segreto, un giardino che è stato chiuso a chiave dopo che la padrona, la moglie di suo zio, è venuta a mancare, morendo appunto lì. Guardate, cioè, che figata. Io devo dire che a questo giro non mi sono concentrata particolarmente sulla lettura del libro, appunto perché era una storia che già conoscevo bene, ma mi sono messa lì la sera, me lo rileggevo e davo particolare attenzione a quelle che sono le illustrazioni. Guardate qua. Qui vedete anche il coso che gira. Cioè, secondo me la cosa bella comunque di tutti questi elementi grafici è che non sono infantili. Nel senso, voi non lo guardate e pensate: ok, questo potrebbe piacere a mio cugino, mio fratello, eccetera, eccetera, di 4-5 anni. Questo è un romanzo grafico con elementi grafici pensato per adulti, pensato per essere veramente goduto da chi può amare questo genere di dettagli, perché i dettagli sono delicati e sono molto 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 studiati. Non so quanto li vedrei in mano ad un bambino. Sinceramente, secondo me sto libro lo distrugge in pochissimo tempo. Per esempio, guardate, qui c'è la lettera. Dopo averci litigato per 50 anni sono riuscita ad aprirla. Alla fine, se ormai siete adulti e non vi capita più tanto spesso di leggere dei romanzi che vi possono permettere anche di giocare durante il vostro tempo di lettura, questo fa decisamente al caso vostro. Vi state portando a casa un grandissimo classico. Non è un libro che
passatemi questo termine orribile, passerà di moda all'interno della vostra libreria una storia eterna, quella del giardino segreto che parla di crescita, che parla dell'andare oltre i propri difetti. La nostra protagonista all'inizio è viziata ed egoista e attraverso una serie di difficoltà riesce a diventare una bambina in grado di prendersi cura degli altri e capire davvero quello che conta nella vita. È stato bello rileggere questa storia in questo preciso istante della mia vita in cui sto rimettendo insieme quelle che sono le mie priorità e mi sono resa conto che tanto di quello che doveva essere davanti, che doveva essere in cima nella mia vita, era invece finito sul fondo. Nel prossimo volume vi ho parlato tutta BookTube Italia, quindi perché non dovrei farlo anch'io? E sto parlando di Vita su un pianeta nervoso, scritto da Matt Haig, edito ad edizioni O al prezzo di 15 euro. PS, mi è appena venuta in mente che, anche se effettivamente io ho saltato i wrap-up, eccetera eccetera, comunque sulle mie letture della settimana rimanete sempre aggiornati tramite la mia newsletter, il weekend con Readblog Repeat. Se non sapete di cosa sto parlando, trovate il link per iscrivervi nell'info box dei miei video, e all'interno della newsletter c'è una sezione chiamata appunto il libro della settimana, dove di solito appare il volume che ho in lettura in quel momento. Comunque, se volete, non dico delle recensioni flash, però capire come sta andando la mia vita in termini di letture, iscrivervi alla newsletter è la cosa migliore. Per tornare a noi, questo è un saggio in cui Matt Haig parla di quella che è sostanzialmente la piaga dei nostri tempi, ovvero internet e la pressione sociale che sentiamo attorno a noi, sostanzialmente questo essere costantemente stimolati da tantissime fonti diverse, Twitter, Instagram, Facebook, la televisione, i telegiornali, eccetera eccetera, e di come il mondo del quale noi già sentiamo il peso addosso in quanto esseri umani si sia fatto pesante 10 volte tanto per colpa di tutto ciò che abbiamo a disposizione adesso. Matt Haig parla tra l'altro della paura di invecchiare, della paura di non fare abbastanza in giovane età per la propria carriera. Quante volte noi su Instagram vediamo gente che ha la nostra età, che ha fatto 50 volte quanto abbiamo fatto noi? Io tante volte vedo 25 anni, 26 anni, 30 anni che hanno costruito imperi e io mi sento una merda. Sono certa che tutti voi potete perfettamente capire di che tipo di sentimento sto parlando. Non è un saggio strutturato, nel senso, è a metà tra un saggio e una raccolta di pensieri dell'autore. Matt Haig è un uomo che ha sofferto di depressione e che ha avuto istinti suicidi, e io penso che questo suo essere in qualche modo fragile si noti moltissimo dal tipo di approccio proprio di scrittura che c'è all'interno del libro. So che molti hanno criticato il saggio proprio per questo, io invece lo trovo un suo punto di forza, perché è conversazione con un amico. Nel momento in cui si parla di un argomento così intimo come la pressione sociale, che non sembra un argomento intimo, ma in realtà lo è, avere la sensazione di parlare con un amico, di qualcuno che sa perfettamente che cosa sta succedendo nella tua testa, perché sta succedendo anche nella sua, può avere un effetto molto migliore rispetto al trovarsi di fronte ad un saggio tecnico, ad un saggio professionale, ad un saggio che sembra scritto da un professore alle prese con la sua prossima pubblicazione. Un altro racconto illustrato, non lo definisco propriamente graphic novel o fumetto, adesso capirete più o meno come me, però a me piace la definizione di racconto illustrato per questa storia, e sto parlando di Bezimena, Anatomia di uno stupro, di Nina Bungevac, edito da Rizzoli Lizard al prezzo di 20 euro. Vi faccio immediatamente vedere perché lo ritengo un racconto illustrato, perché sempre sulla facciata sinistra abbiamo il racconto, appunto ci troviamo di fronte a qualcuno che ci sta raccontando la storia, mentre sulla facciata destra abbiamo l'illustrazione corrispondente. Io devo stare molto attenta nel capire che tavole farvi vedere, perdonatemi, perché è un graphic novel, è comunque un volume a sfondo sessuale. Anatomia di uno stupro non è un sottotitolo messo a caso, quindi i contenuti sessuali sono molto potenti e molto forti. Se avete la possibilità, sfogliatelo un po' prima di acquistarlo per capire se può in qualche modo urtare la vostra sensibilità. Io comunque spero, anche nel caso in cui vi sentiate a disagio con questo tipo di contenuti, che riusciate ad andare oltre e riusciate a costringere in qualche modo voi stessi a leggerlo, perché è stata un'esperienza di lettura trascinante e disgustosa per quelle che sono le tematiche, però al tempo stesso di altissima qualità. Cioè, è stato un turbinio di emozioni incredibile, perché dentro di me
Stavo morendo di paura perché sapevo che c'era qualcosa di estremamente disturbato. Il nostro protagonista, Benny, è una persona disturbata, è una persona che a me farebbe paura sapere che è nella mia vita e sarei terrorizzata da lui. Però al tempo stesso sei talmente catturato dalle parole, è talmente catturato da ciò che sta succedendo e il finale è un tale colpo di scena che tu sei lì e pensi, oddio, per fortuna l'ho letto. Per fortuna è entrato nella mia vita, è uno dei graphic novel davvero più forti, secondo me, che ci sono lì fuori al momento. A questo punto non so nemmeno se vi voglio parlare ulteriormente della trama. Forse no, io vi invito tantissimo a recuperarlo. Secondo me va bene anche se vi state approcciando solo ora al mondo del fumetto, perché questo tipo di impostazione, con il racconto sulla sinistra e l'illustrazione sulla destra, lo rende molto facile, di facile comprensione per chi magari non ha mai letto graphic novel in vita sua, non ha mai letto fumetti in vita sua. Tutto sta nel sentirsi di poter digerire la storia. Io mi ci sono approcciata non sapendo se avrei potuto digerirla oppure no. L'ho fatto, però mi è rimasta proprio qui, cioè io ce l'ho qui, benzimena. Se chiudo gli occhi, posso rivedere con la mente alcune delle tavole che ovviamente non vi mostrerò in video al momento. Posso sentire ancora una volta la paura che mi ha attanagliata nel momento in cui lo leggevo e il fatto che mi sembrava, no, non lo so, mi sembrava di stare ferma. Nel momento in cui ce l'avevo in mano e stavo continuando a scorrere le pagine, al tempo stesso mi sembrava di essere completamente all'interno del mondo della storia. Anche qui un punto di vista estremamente voyeuristico e disturbato. Secondo me, a livello proprio sottile, ci sono delle analogie con Barcazza, perché tu sei lì che guardi e sai che non dovresti guardare, sai che non dovresti essere. È molta paura del fatto che tu da lì non puoi fuggire, perché l'autore ti ha messo lì, cioè è come se tu fossi incastrato a guardare ciò che sta succedendo sulla pagina. Meraviglioso. Concludiamo con delle note più leggere. Ho due volumi che parlano di femminismo e con uno andrò molto veloce perché, nonostante non abbia avuto ancora la possibilità di parlarvene in wrap-up, ve ne ho parlato all'interno dell'ultimo scritto da una femmina. Se vi siete persi quel video, ve lo linko nelle schede e nell'info box. Ed è comunque una tipologia di volume che io ho già trattato su questo canale perché stiamo parlando di Indomite. 2. Scritto e disegnato da Penelope Bagé. Il sottotitolo è Storie di donne che fanno ciò che vogliono. Questo è edito da Bow Publishing al prezzo di 20 euro. Il primo volume di questa duologia è finito tra i miei volumi top del 2018, anche quel video lo troverete linkato in tutti i luoghi e in tutti i laghi. E se avete letto il primo volume o se mi avete visto recensire il primo volume, sapete già di cosa stiamo parlando, perché qui ci troviamo di fronte ad una raccolta di donne che non hanno cambiato la storia, ma hanno fatto quello che volevano della loro vita, che è la cosa più bella del mondo. Vi faccio vedere come è strutturata la pagina. Qui, per esempio, abbiamo Cheryl Bridges, atleta. Ecco qui lo stile di disegno di Penelope Bagé è tra i miei preferiti al mondo, assolutamente, la adoro alla follia. Quindi racconta tutta la biografia della donna in questione e poi alla fine le dedica una maxi illustrazione. La più grande differenza che ho visto tra il primo volume e il secondo volume di Indomite è il fatto che in questo si parli di figure femminili molto più recenti, anzi, la maggior parte delle donne che si trovano raccolte qui sono ancora in vita. E mentre io avevo già estrema familiarità con tutte le donne che si trovano all'interno del primo volume, questo secondo mi ha permesso di scoprire figure femminili nuove per me, che è una cosa che io ho trovato incredibile. Alla fine io ho trovato molto più entusiasmante questo secondo volume rispetto al primo, proprio perché mi ha permesso di allargare i miei orizzonti in maniera meravigliosa. I due volumi sono slegati tra di loro, quindi se volete potete comprare solo il primo o potete comprare direttamente il secondo, se appunto siete interessati a figure femminili più moderne, più vicine ai nostri tempi. Però sinceramente, se avete il budget, io ve li consiglio entrambi. Magari ad Amazon nell'info box vi linko anche il primo per darvi un'idea, perché sono stupendi, arricchiscono qualunque libreria, specialmente se siete interessati alla storia delle donne, alla storia del femminismo e a capire che donne esistono là fuori, che non siano solo quelle che hanno cambiato la storia in positivo perché bisogna per forza prenderle ad esempio, eccetera, eccetera. All'interno di questi volumi, e l'ho già detto recensendo il primo, ci sono anche donne che non sono state proprio corrette, nel senso che non sono arrivate a raggiungere i loro scopi,
nella maniera più giusta. Ci sono anche donne che non ce l'hanno fatta, donne che sono morte prematuramente, donne che non hanno fatto niente poi di così straordinario, nel senso non hanno cambiato il mondo, ma magari hanno lavorato per cambiare solo loro stesse. È una duologia che dà tantissimo respiro alle donne, che era quello che mancava. Ultimo ma non ultimo, un volume che io non mi aspettavo di amare così tanto e invece mi ha davvero stupita tantissimo. E sto parlando di Donne senza paura, libertà, uguaglianza, sorellanza, scritto e disegnato da Marta Brin e Jenny Jordal, edito da 360 libri al prezzo di 14,90€. Quando io ho visto questo volume per la prima volta sugli scaffali e librerie, non l'ho nemmeno aperto perché pensavo fosse un volume sulla falsariga di Indomite, nel senso, ecco qui una lista di profili di donne che hanno cambiato il mondo, eccetera, eccetera. Poi mi è arrivata una newsletter di 360 libri in cui si presentava meglio il volume, l'ho richiesto, loro sono stati così gentili da inviarmelo e mi pento di non avergli dato immediatamente una possibilità perché avrei dovuto prenderlo in libreria quel giorno. Questo qui non è un volume che raccoglie profili di donne, questo qui è un volume che racconta la storia del movimento femminista. Dalla sua nascita fino ai giorni nostri, con i suoi obiettivi, con i suoi traguardi raggiunti e con i traguardi ancora da raggiungere. E lo fa in uno stile grafico molto accattivante e meraviglioso, con la giusta dose di ironia, anzi con un'altissima dose di ironia, e soprattutto lo fa con semplicità. Io mi ritengo una fiera femminista e tante volte nel momento in cui comincio a litigare, passatemi questo termine, con chi dice che il movimento femminista non serve, non ha fatto niente o vuole la supremazia delle donne sopra gli uomini, eccetera eccetera, mi ritrovo ad impappinarmi con le parole perché mi incavolo e quindi faccio danni. Mentre questo volume mi ha aiutato molto a chiarirmi le idee e trovo le possa chiarire a chiunque. Se avete curiosità nei confronti del movimento femminista, volete sapere quello che è stato fatto, perché è nato, che tipo di ostacoli ha trovato sulla sua strada, che tipo di torture hanno subito le suffragette per poter ottenere il voto, che tipo di rapporto hanno avuto le femministe con gli uomini nel corso degli anni, lui non ve lo potete lasciare scappare. In più, trovo che il target sia abbastanza basso, per questo è fruibile da tantissime età diverse. Alla fine, se avete anche ragazzini che si stanno approcciando alla pubertà, perché questo è il momento di insegnare agli uomini a rispettare le donne, io glielo farei leggere. E soprattutto, e questo l'ho detto già altre volte nel presentarvi questo volume e ve lo ripeto adesso con estrema soddisfazione, se avete la possibilità di lanciarlo in faccia a chi dice che il femminismo non serve, è appuntito, ve lo posso dire perché mi ci sono fatta accidentalmente male un giorno. Bellissima aggiunta alla libreria di chiunque voglia supportare le donne, voglia fare la propria parte, soprattutto in quello che è il movimento femminista, e bellissima aggiunta nella libreria di chi ritiene che il femminismo sia inutile e non serva, noi donne abbiamo già pari diritti e chi più ne ha, più ne metta. Lettori, questo wrap up è finito, spero che vi sia piaciuto, io vi ricordo di controllare l'info box per tutte le informazioni del caso e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, io in ogni caso vi mando un bacio e noi ci vediamo domenica.